progetto nasce un po' da una specie di storia che ho sempre sentito dire. Sono sempre rimasto affascinato da questo racconto, sin da quando ero piccolo, che in Via dei Fiori Chiari si chiamava così per contrapporsi a Via dei Fiori Scuri, perché in questa via venivano coltivati i fiori i più luminosi possibili. E l'idea è stata proprio quella di realizzare qualcosa che potesse esaltare e far rivivere questa storia. E nello studiare i fiori chiari ho visto che tante specie di fiori chiari, dall'Antriscus nitida all'Helianthus annus al Lilium aurata, hanno dei semi o delle spore ellittiche. E allora ho cercato di realizzare un seme ingrandito 1000 volte che facesse nascere questi fiori luminosi. Una sorta di installazione di luce e suoni. Poi al mondo minerale in questa metamorfosi ho pensato che poteva essere bello creare all'interno di questo seme dei geodi, perché il geode ha questa particolarità della scoperta che il mondo vegetale non ha. Quindi questo seme ha due geodi nel quale vi è un lavoro di Massimo Gardone che ha realizzato a sua volta all'interno del seme dei semi, dei fiori e delle lampade Foscarini, come se all'interno il seme avesse questa sorta di speranza progettuale.